Massimiliano per The Geekers, con una recensione che va un po' fuori dagli schemi. Questa volta non parliamo di smartphone, non parliamo di tablet, ma parliamo di un altoparlante Bluetooth wireless, che è questo Tronsmart Element T6. Un altoparlante particolare che ho ricevuto in omaggio per la recensione al Mobile World Congress. Cilindrico, rotondo, per una musica a 360 gradi, per una dissipazione ottimale della musica. Vedremo, è la prima volta che mi cimento con una cosa del genere, vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Sicuramente sarà una recensione boom, boom, boom. A fra poco! Bene amici, eccoci qua con questa prova particolare. Andiamo a provare questo Tronsmart Element T6, uno speaker Bluetooth di tutto rispetto, nonostante il prezzo non sia poi così eccessivo. Ve lo dico subito, si trova intorno ai 40 euro su Amazon e sui migliori store online. Io l'ho ricevuto al recente Mobile World Congress di Barcellona e ho promesso che l'avrei recensito, ed eccolo qua. Allora, apriamo subito la scatola, una scatola molto importante, dove si vede già subito la forma cilindrica e la caratteristica dell'emissione di musica a 360 gradi. Lo tiriamo fuori, mettiamo per un attimo via la scatola, tiriamolo fuori da qui e beviamoci un sorso, visto e considerato che sembra più una borraccia in effetti che non un altoparlante Bluetooth. La sua natura si svela ovviamente appena lo guardiamo dall'alto e dal basso. Perché? Sul basso, protetto da un bordo in gomma, e vi farò poi vedere la particolarità di questo altoparlante, troviamo uno dei due speaker, quello suddetto che vediamo, giriamo anche a favore di marca, è quello che serve per l'emissione dei bassi, che sfrutta poi la rifrazione della superficie su cui è appoggiato per aumentare ancora di più l'emissione. In alto invece troviamo la centralina di comando, che è formata dal tasto dell'accensione, dal play pausa precedente, successivo, e poi l'interessante tasto per gestire anche le chiamate telefoniche, perché quando il vostro smartphone è connesso via Bluetooth all'Element T6 sarà possibile parlare in viva voce. E vi devo dire, non starò a fare la prova, la qualità non è male, l'audio rimbomba poco, risente poco dello spazio intorno e si riesce a parlare quasi come se si fosse al telefono. La costruzione, pur essendo un altoparlante di natura economica, è comunque di tutto rispetto. Troviamo questa sorta di rete che lo ricopre e che ricopre i due altoparlanti da 4,8 cm, ognuno per una potenza di 12,5 watt quando è sparata al massimo. In alto, oltre ai comandi che vi dicevo, troviamo ancora la manopola del volume. Vediamo se riesco a farvi vedere a favore di videocamera, lo vedete, la scala graduata che ci permette di andare dal minimo al massimo. Io ho scelto di regolarlo sempre sul massimo e poi gestisco il volume attraverso il dispositivo con cui è accoppiato. L'accoppiamento è qualcosa di molto molto semplice e lo possiamo fare qua in diretta, lo andiamo a vedere attraverso il mio iPod Touch. Andiamo sul Bluetooth, teniamo schiacciato per 3 secondi il tasto di accensione e vedete che la luce blu insieme a questo segnale dell'Element T6 comincia a lampeggiare. A questo punto sul iPod andiamo alla ricerca, attiviamo il Bluetooth, vedete io ne ho già altri ed ecco apparire il Tronsmart Element T6. Un tocco, eccolo qua, l'elemento è connesso e avete visto che la luce blu ha smesso di lampeggiare. Da questo momento in avanti l'altoparlante è pronto per funzionare. E noi che cosa dobbiamo fare? Mettiamolo subito alla prova. E andiamo a cercare una canzone che stavo ascoltando prima. Eccola qua, vecchia, qualcuno se la ricorderà. Ecco. Don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland or the Philippines. Abbassiamo un attimo il volume, anzi spegniamo un secondo, perché
Per dirvi due cose in particolare, non ho scelto a caso questa canzone, anche se ricorda un po' i miei tempi, fine anni 80, primi 90. Avete visto che questo altoparlante è un altoparlante studiato per un pubblico giovane, da portare dappertutto, anche se fate attenzione, non ha la protezione contro acqua e polvere, nonostante l'aspetto, quindi attenzione a dove lo mettete. È fatto per essere buttato un po' da una parte e un po' dall'altra, lo vedete, è protetto anche da una striscia in gomma, che tra l'altro da questa parte nasconde la presa micro USB per il caricabatterie e l'audio jack in da 3,5 mm, visto che può essere sfruttato anche connesso con una linea di cavo. Non si può posizionare in nessun modo, pena il fatto che rotoli via e cada, e la caratteristica che avete visto quando il brano che stiamo ascoltando è ricco di bassi è quello di muoversi parecchio nonostante la superficie. Vedete? Allora, è un altoparlante che non è sicuramente un mostro di alta fedeltà e neanche pretende di esserlo, quindi non si può pretendere di ascoltare la musica classica o la musica da camera. Per quanto a bassi volumi, restituisce comunque in ambienti anche molto spaziosi, mentre perde un pochino di più all'aperto ovviamente, un suono ricco di sfumature. È ovvio che la sua particolarità, grazie anche al DSP integrato, il Digital Signal Processor, è quello di enfatizzare molto la resa dei bassi, considerando che la musica per i giovani è musica techno, musica house, musica molto molto ricca. Ecco, bisogna poi solo fare attenzione a dove lo si mette, però, perché effettivamente una volta che lui riproduce, se la musica è molto ricca, si muove come se stesse ballando. Non è mai caduto, anche perché i piedini in gomma, come vedete, sono molto ben strutturati, sono molto morbidi, però di fatto è pur sempre un rischio. Volevo farvelo sentire anche un momento con un altro genere completamente diverso. Andiamo un po' a sentire. Ovvio, la predisposizione dell'altoparlante è sempre quella di riprodurre più ricamente la gamma bassa, però anche in questa situazione di musica che non è propriamente quella da discoteca, direi che la riproduzione mi piace molto. Andiamola a sentire con un altro brano un po' più ricco di alti. Avete sentito? Questo era il suono di un violino elettrico, chi conosce Ianni si ricorderà la famosa Woman in Red, e la riproduzione, devo dire, è molto molto buona, mi piace molto. Abbiamo la possibilità di ascoltare musica a lungo, anche perché la batteria è da 5200 mAh, ce ne sono due, una per ogni altoparlante, e la promessa è quella di riprodurre fino a 15 ore di musica. Ovvio, io non sono ancora arrivato ad ascoltare 15 ore di musica ininterrottamente, ma la possibilità di scaricare la batteria c'è comunque, perché l'Element T6 non ha, come altri altoparlanti, per esempio io utilizzo anche a seconda delle zone un Bose e un Sony XBSR20, che dopo un certo tempo di non riproduzione si sconnettono e si spengono automaticamente, questo a salvaguardia della batteria. In questo caso invece l'elemento rimane acceso, sicuramente se ve lo dimenticate la batteria la troverete assolutamente scarica. I tempi di ricarica da zero a completo sono di quasi 2 ore e mezza, quindi in ogni caso però può essere lasciato collegato alla cavo USB, micro USB e alla presa di corrente in maniera permanente, in modo da evitare il rischio. Non è un caso che io concluda questa breve recensione del Transmart Element T6 vicino al mio impianto di casa, decisamente un'altra cosa, un moltiplicatore Denon, un 5.1 con cui mi diverto nella visione di film, spettacoli, ma soprattutto con l'ascolto della musica. Laggiù c'è un bel subwoofer Polk Audio, per cui la resa è tutt'altra. Però il Transmart Element T6 è sicuramente un altoparlante che vale la pena avere,
visto il prezzo, una quarantina di euro su Amazon e magari con qualche offerta lo si porta via anche meno, messo sulla scrivania dell'ufficio o in cucina mentre state facendo le cose comuni di casa, l'ascolto di musica senza necessariamente dover accendere tutto quanto l'impianto, per un'usufruizione veloce e rapida, è sicuramente molto molto valido. L'alta fedeltà, abbiamo detto, non è il suo forte, ma con la riproduzione di musica giovane, con quella bump bump, direi che, se vi ricordate di tenerlo fermo perché tende a muoversi un po' troppo, è un altoparlante che funziona molto molto bene. Direi che mi ha soddisfatto, ringrazio Tronsmart che me l'ha regalato al Mobile World Congress e credo che ne farò uso parecchio frequente durante i giorni a casa, soprattutto in queste giornate dove il tempo è molto grigio e la pioggia scende e fa diventare un po' tristi. Quindi non c'è meglio, niente di meglio che musica sparata, di qualsiasi genere sia, l'importante è che vi accompagni nella vostra giornata. Massimiliano Perdeghizzer vi saluta, vi invito a mettere a iscriversi al nostro canale, a mettere un like a questo video se vi è piaciuto, è la prima volta che recensisco un altoparlante, speriamo che la cosa abbia un seguito poi in altri prodotti. Per questo video è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione. Da Massimiliano per The Geekers, ciao!